Innovazione e impresa, i temi al centro della serata di ieri all'Hotel Federico II di Iesi in occasione della cerimonia di consegna del premio all'impresa del Rotary Club Iesi. Dopo i saluti del presidente Giorgio Galeazzi e l'intervento del dottor Andrea Rossi, funzionario di Confartigianato Ancona Pesaro Urbino, si è conferito il riconoscimento alla Cartotecnica Iesina, un'eccellenza nel panorama della media impresa locale presente sul mercato da ben 70 anni, grazie al dinamismo con cui l'azienda ha saputo affrontare nel corso degli anni il ricambio generazionale. A ritirare il premio i titolari Andrea, Diego e Stefania Paoletti. La che ci avete dato oggi sinceramente non ci era mai capitata, anche se pensiamo di non aver fatto niente di particolare per meritarcelo, poiché riteniamo aver fatto il nostro dovere. È doveroso fare alcuni ringraziamenti, anche se non sono qui presenti, vorrei ringraziare in particolare i nostri genitori che ci hanno sicuramente insegnato dei sani principi, dei sani valori, e ci hanno dato la possibilità di nutrire una passione per questo mestiere, e devo dire anche senza violenze. E vorrei ringraziare anche i miei fratelli, che sono i giusti e importanti collaboratori al mio fianco, e gli vorrei dire che se è vero che tre è il numero perfetto, è altrettanto vero che l'uno è uno e indivisibile, mi raccomando. E poi a tutti i portatori di interesse, che sono stati tanti nell'arco di 70 anni di attività, nostro padre ci ha sempre insegnato che per tendere a delle soglie critiche di successo bisognava corrispondere agli interessi generali, altrimenti non ci sono clienti che comprano, non ci sono fornitori che forniscono, non ci sono banche che finanziano e ci sono dipendenti che si dimettono. Questa cosa noi l'abbiamo sempre avuta bene salda in testa, per cui in ogni nostro quotidiano ci muoviamo molto con rispetto generale in tutte le parti in gioco.